Ho fatto un tale sogno stanotte. Fluttuavo sopra gli alberi, con le mie labbra unite a una bellissima figura. Di chi erano le labbra? Erano le mie labbra. Non sono sicura di piacergli davvero. Il signor Kitz sa che non potete piacergli. Non ha né di che vivere, né una rendita. Lui era un sognatore. Avete il libro delle poesie di John Kitz? Mia sorella ha conosciuto l'autore e vuole leggerlo lei stessa per vedere se è un idiota o no. Lei era realista. Tutto ciò che indosso l'ho cucito e disegnato da sola. Il bagno dei signori è fuori uso. Poz dovrebbe scriverci qualcosa. Il mio cuciere ha più merito e ammiratori degli scarabocchi di entrambi voi. E posso ricavarne denaro. Ma ogni parola che lui scriveva ispirava il rapimento del primo amore. Una cosa bella è una gioia per sempre. La sua grazia aumenta, non trapasserà mai nel nulla. Dalla regista premio Oscar Jane Campion, una storia d'amore che vivrà per sempre. L'angoscia mi assale se non ti vedo. Quando non mi dà sue notizie è come se fossi morta. È come se l'aria mi fosse risucchiata dai polmoni. Il signor Kitz ha un grande talento. Ha successo. Voi mi avete insegnato ad amare, mai ad amare solo i ricchi. Ti devo avvertire, la fanciulla verso cui vai, John. Perderai la tua libertà per sempre, per cosa? Siete già fonte di tanti pettegolezzi. A quanto pare non posso fare niente per convincerti della gravità della situazione. Dobbiamo tagliare i vincoli. No, non posso. Non lo farò mai. Sai che farei tutto. È un gioco. È un gioco per lei. C'è qualcosa di sacro nel cuore degli affetti di cui tu non sai niente. Ispirato alla storia vera di un poeta sublime e alla fulgida stella che era la sua luce guida. Vorrei quasi che fossimo farfalle e vivessimo appena 3 giorni d'estate. 3 giorni così con te li colmerei di tali delizie che 50 anni comuni non potrebbero mai contenere.